Ma Leo Messina, alla fine la scelta strategica di Fratelli d'Italia in un modo o nell'altro paga quella di rimanere fuori dal governo, però con una stampella di aiuto nelle questioni ideologicamente condivise. In particolar modo a Catania pare che ci sia stato un raddoppio dei risultati. Che vuol dire da dove viene questo scatto di fiducia? Io la definisco coerenza, che forse è la parola che più rappresenta il nostro percorso, il percorso del nostro leader Giorgia Meloni. Effettivamente molti ci davano in perdita laddove non fossimo entrati al governo, invece col tempo questa scelta ha premiato assolutamente il nostro operato. Siamo stati responsabili nelle proposte della Lega, che erano proposte all'interno del programma del centrodestra, e siamo stati duri oppositori con altre vicende come il metadone di Stato, come ci piace definirlo, cioè il reddito di cittadinanza. Quindi ritengo che la coerenza è stata quella che ha più di tutto rappresentato il nostro percorso di questi ultimi mesi. Questo risultato passa anche da Catania, la candidatura di Stancanelli comunque dice qualcosa immediatamente alle spalle di Giorgia Meloni. Assolutamente sì, la candidatura di Raffaele Stangrelli nasce proprio in funzione di questo, per aggregare un mondo del centrodestra, di cui Raffaele Stangrelli è stato il protagonista anche con l'elezione di Nello Musumeci, che ricordiamo proprio Raffaele Stangarelli è stato l'artefice dell'elezione di Nello Musumeci. Quindi volevamo rappresentare proprio questo, dare al nostro elettorato anche una figura storica, oltre ai tanti giovani in lista che vengono sempre dal nostro mondo, penso a Carolina Marchi, penso a Rizzo e tanti altri che hanno rappresentato da sempre la storia della destra in Sicilia. Forza Italia a livello nazionale fa un passo indietro, Fratelli d'Italia cresce, la Lega sfonda, il nuovo centrodestra esiste ancora? Il vecchio centro. Il vecchio centrodestra, ma l'abbiamo già detto, sicuramente non è più l'impostazione del vecchio centrodestra, cambia in maniera anche sostanziale con una Lega che obiettivamente fa un risultato eccezionale, ma un risultato eccezionale ritengo lo faccia anche il nostro partito, Fratelli d'Italia. Tutti ci davano addirittura forse fuori dalla soglia del seggio, invece abbiamo superato ampiamente sia a livello nazionale e in Sicilia. Da coordinatore regionale di questo movimento mi prendo con orgoglio il risultato di aver fatto uno dei risultati più importanti d'Italia, come Fratelli d'Italia, appunto, assestandoci al 7,5, che è un risultato assolutamente eccezionale. Salvo Pugliese è uscito da Forza Italia, Salvo Pugliese ieri era al fianco di Stancanelli in comitato elettorale, Salvo Pugliese potrebbe entrare, come lui ha detto, o in Fratelli d'Italia o nella Lega. Qualora vi ritrovaste assieme, che significherebbe? Ma io me lo auguro, anche perché con Salvo Pugliese già ci siamo ritrovati più di un anno fa con la sua elezione a sindaco di Catania, sostenuto fortemente e voluto da Fratelli d'Italia. Quindi l'auspicio e l'augurio è che Salvo Pugliese torni a casa sua, che è Fratelli d'Italia, e quindi non possiamo che esserne felici, io in modo particolare, perché ritroviamo una comunità che è la cosa più bella, secondo me, di quando si fa politica. Quindi con Salvo certamente si riunisce un mondo che ha sempre rappresentato la destra catanese, ma non solo. Quindi umanamente non avete rotto, ma politicamente anni dopo ce lo può dire, cosa è successo? No, vabbè, ma non è successo nulla di che, scelte politiche diverse. Io avevo deciso già allora di intraprendere il percorso con casa mia, con Fratelli d'Italia, non mi ritrovavo in Forza Italia e quindi ho fatto una scelta di cuore, probabilmente molto coraggiosa anni fa. Salvo, secondo me, ritorna a casa sua se dovesse fare questa scelta, e quindi con qualche anno di ritardo, ma conta poco perché conta l'obiettivo poi di un percorso. E con Salvo a Catania, certamente con Salvo Pugliese si può intraprendere un percorso importante per Fratelli d'Italia, che già, ribadisco, si attesta in Sicilia con risultati assolutamente oltre le più rose aspettative. Senta, non possiamo non notare che comunque anche Salvini in persona e la Lega in generale hanno avuto risultati importanti in questo territorio. Bene, lei è stato amministratore di una città oggi in dissesto. Il vecchio tabù sull'aiuto di una città in dissesto deve essere rotto. Salvini deve premiare questa città, deve aiutare questa città oppure si va verso il baratro? Ma se l'aiuto non arriva, la città va verso il baratro. L'ha ricordato lei, io da amministratore di questa città, sono stato fermamente convinto da sempre che il percorso intrapreso dalla precedente amministrazione avrebbe portato a questo. Oggi la Lega viene premiata, come viene premiato Fratelli d'Italia, e credo che è una risposta importante su diciamo una legge che penalizza troppo i comuni in dissesto, e ritengo che l'intervento del governo e quindi della Lega in Sicilia e quindi a Catania sia fondamentale per evitare una disperazione sociale, perché Catania va incontro a questo. Catania non lo merita e ritengo che la Lega su questo debba fare la sua parte. Noi di Fratelli d'Italia faremo assolutamente la nostra parte e saremo
da pungolo per salvare certamente la nostra città a cui siamo visceralmente legati.